Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Alar che vi parla e siamo di nuovo qui su GTA per una Easter Egg compilation con tantissimi Easter Egg non visti in Italia. Quindi partiamo subito. Il primo Easter Egg è la mappa di GTA 4, almeno un pezzo, la parte destra della mappa di GTA 4, trovabile sulla barca, la prima barca che si trova sul sito. Basterà comprarla, che è anche gratis, e tramite un cecchino, anche la macchina fotografica, basterà osservarla e si vedrà che è praticamente uguale, non a qualità perfetta, ma sempre quella. Il secondo Easter Egg è la targa di Liberty City che si può trovare in uno dei garage particolari, ovvero questo tipo di garage, che ad esempio quello al porto o a centro città. Ci sarà questo pezzo di auto, la parte dietro dove si trova appunto la targa, e ci sarà la targa di Liberty City, che è un chiaro riferimento a GTA 4. Il terzo Easter Egg è quello del cosiddetto Angel in the Water, che è questa faccia che ovviamente non è un angelo, ma bensì un diavolo che si trova nell'acqua praticamente quel lago enorme che si trova sopra Sandy Shores. E bisogna essere molto vicini alla costa, vicino a quel molo, e in acqua la schiuma formerà questa faccia. Purtroppo sott'acqua non si trova nulla di interessante, quindi è soltanto un Easter Egg così. L'easter egg successivo, anzi i più easter egg successivi, si trovano tutti dentro il bar dove si gioca a freccette. Il primo in assoluto sono questi dollari attaccati al muro che raffigurano la donna di GTA San Andreas, quella che si trova anche nella copertina o nei menu di caricamento. È uguale, tanto che ovviamente la qualità è molto più bassa, essendo che GTA, insomma, le cose attaccate ai muri non è che siano a qualità perfetta. Il prossimo Easter Egg è questa mano insanguinata che si trova sul tavolo, appunto, sempre di questo bar. Ed è questa mano insanguinata, poi ce n'è un'altra molto simile, che però non è insanguinata, bensì tipo una mano di sporco, sembra tipo, non lo so, per dire, come se la mano fosse stata sporcata dalla terra o cose del genere. Un altro Easter Egg, sempre dentro il bar, sono queste impronte di stivale o di scarpe comunque insanguinate. E si può notare, a parte vabbè, una chiazza di sangue sempre davanti lì al tavolo, si può notare che queste impronte escono dal bagno e girano intorno appunto a questo tavolo. E le impronte si fermano lì, quindi non si riesce a capire se qualcuno è stato ucciso o dentro il bagno o qualcuno è morto uscendo dal bagno. Un altro piccolo Easter Egg è una cosa che va un pochino capita bene. Questo trattore che state vedendo è il trattore che vi danno quando completate tutte le missioni di Keyflom, ovvero quella setta dell'Epsilon Program. E ci sono anche molte di queste foto che secondo me andrebbero analizzate meglio. Purtroppo, come sapete, su GTA, l'ho già detto prima, la qualità non è proprio il massimo, però secondo me c'è qualcosa di nascosto dentro queste foto. Un'altra cosa molto degna di nota sono queste specie di medaglie o trofei attaccati al muro, in cui una c'è scritto, purtroppo non si legge perfettamente perché la qualità è molto sgranata, In Memorandum of Luis Lopez, che come penso tutti saprete se siete appassionati di GTA, Luis Lopez è uno dei personaggi principali di GTA 4. La foto purtroppo non è a qualità perfetta, quindi non si riesce bene a capire, però cercando qualche immagine su internet si nota una certa somiglianza, o comunque si capisce che era una cosa riferita a quel personaggio. Un altro piccolo Easter Egg che non interessa propriamente questo bar, ma interessa propriamente il gioco, sono questi numeri di telefono che si trovano sia nel bar sia in altri posti. E questi numeri di telefono, se provate a chiamarli, riceveranno praticamente alcune risposte da persone sconosciute. E molti di questi codici, come state vedendo, erano i trucchi che vi erano su GTA 4, alcuni anche sul gioco Ballad of Gay Tony. Quindi non si riesce a capire se c'è qualche collegamento. Un altro fatto degno di nota è il pilastro di Omega. Omega è il personaggio che incontreremo in single player con Franklin, che ci chiederà di recuperare tutti i 50 pezzi dell'astronave. E se ci recchiamo dove l'abbiamo incontrato, ci sarà questo pilastro in cui ci saranno disegnati sopra degli alieni. E ci sarà sotto anche il simbolo disegnato sulla sabbia di un UFO, con qualche lettera a caso che sembrava riproporre un'altra scritta del parco dove ci sono disegnati gli alieni e il resto, però manca qualche lettera, quindi non saprei dire con precisione se c'è qualche collegamento.
Altro piccolo easter egg è il fatto che dentro qualsiasi negozio dove fanno i tatuaggi ci sono diverse macchie per terra, e quella all'entrata, raffigurante, tipo, sembra un alieno più che altro. Non è detto con precisione perché effettivamente non sono molto precisi, però potrebbe raffigurare un alieno o qualsiasi altra cosa. Però ci sono altre molto più interessanti. Una, ad esempio, raffigura delle specie di impronte, ma di non si riesce a capire, potrebbero essere tipo impronte di dinosauri, di alieni, perché è una figura molto, ma veramente molto strana. E infine ce n'è un'ultima che è a testa in giù purtroppo, quindi dovete praticamente o girate lo schermo o vi girate di testa, che rappresenta secondo me un dinosauro, perché se vi girate quei due buchi sembrerebbero degli occhi e quelle cose molto sgranate sembrerebbero i suoi denti. Adesso purtroppo non mi sono potuto avvicinare più di tanto perché c'erano queste sedie in mezzo ed è impossibile avvicinarsi, però a me secondo me raffigura molto un dinosauro, non dettagliato ovviamente, però mi ricorda molto un dinosauro. Ultimo fatto degno di nota all'interno di un negozio di tatuaggi è un quadro in cui viene raffigurato un teschio, però con il cranio molto allungato, il che ricorda molto gli alieni perché secondo le credenze popolari gli alieni avrebbero una testa molto lunga. Un'altra cosa molto interessante è l'easter egg, tra virgolette, del dinosauro. Se vi ci rechiamo davanti a questo negozio chiamato Upnatom, che è un negozio che vende hamburger, si trova a ovest della città, ci sarà disegnato su questo garage una scritta. Io vi lascerò la traduzione, anche se è una traduzione molto letterale, perché probabilmente alcune cose sono più che altro figure retoriche americane, in cui c'è molte cose raffiguranti o comunque rappresentanti un dinosauro e alcune cose molto strane che non hanno troppo un senso, tipo l'albero della frutta è una bugia, l'albero della frutta mente, poi parole che non hanno un collegamento tipo astronave, terra, sovrappopolazione, indicano il collasso dell'ordine, non si riesce bene a capire, però è sicuramente qualcosa di molto ma molto interessante. Un'altra cosa abbastanza interessante è riguardo alla chiesa che si trova vicino al ghetto, tra virgolette, dove vive Franklin, dove c'è scritto Children of the Mountain Fellowship, che vuol dire amicizia dei bambini della montagna, e di fianco c'è anche scritto Trova riguardo l'elfo sulla montagna o montagne, perché c'è una S sotto. E infatti sulla chiesa vedremo sopra anche il simbolo di una montagna. Questo easter egg se ne era già stato parlato, però non si è trovato ancora niente, quindi secondo me è comunque abbastanza interessante. Altro fatto molto degno di nota, nel ghetto sempre, se girate per i muri troverete sempre le stesse scritte: 26 settembre 5134 Chamberlain, 88 SA The Hills, che ovviamente è San Andreas The Hills, Cod Solon e un 143 scritto al contrario, come se fosse speculare, ad esempio a uno specchio. Il fatto è che queste scritte potrebbero essere molto casuali, a parte ovviamente SA The Hills, che sarebbe che è il riferimento a San Andreas. Il problema è che queste scritte si ripetono veramente ovunque, per tutte le strade, anche 3 o 4 volte sullo stesso muro, se ad esempio se è un muro molto lungo o molto grande. E questo è un chiaro riferimento ovviamente a San Andreas, a parte ovviamente 26 settembre 5134 Chamberlain, che non ho idea di cosa voglia significare, anche il Cod Solon, è tipo, penso sia un codice appunto perché Cod è codice, però non ho trovato nessun significato. 88 pensavo si riferisse all'assassino, ma non ne sono sicuro. E oltre a questo c'è anche il graffito enorme, che penso tutti avete visto, dove c'è scritto Welcome Back San Andreas, che si trova proprio dove vive Franklin, c'è quel muro enorme in cui c'è quel graffito che tutti penso abbiate visto. E non saprei più dire su cosa riferisse, a parte ovviamente San Andreas, che è un riferimento ai vecchi GTA, però tutte queste scritte non hanno un vero e proprio significato. Ultimo easter egg che ho intenzione di mostrarvi oggi è l'easter egg della Naked Girl. Se vi recate in questo posto che è sul nord delle montagne,
praticamente ci saranno queste persone che stanno facendo tipo un party, ci sarà una ragazza che sarà completamente nuda. Il fatto che non è mai capitato nel gioco, e ovviamente l'ho messo sfocato perché non vorrei che ci siano problemi tra problemi di età del video, problemi ad esempio di segnalazioni, quindi ve l'ho messo sfocato purtroppo, però se volete darvi un'occhiata a sporcaccioni sapete comunque dov'è, quindi potete farvi le vostre belle fotine e tutto quello che volete, insomma. Bene ragazzi, la story completion di oggi è finita, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta veramente tanto vi invito a scriverlo nei commenti, perché ho qualche altro easter egg da parte, potrei fare un secondo easter egg completion magari sempre su Anya o comunque anche sul mio canale. Vi invito a passare perché tra adesso vi saranno molti video di easter egg sul mio canale, oltre che video appunto su Estinzione. Vi invito anche a iscrivervi al canale di Anya se non lo siete già, perché è una grandissima community. Io ragazzi vi saluto, ci si becca al prossimo video, bella!